Prima di iniziare il video ti invito ad iscriverti e a lasciarmi un like, grazie. Abbiamo raccolto alcuni nomi di persone scomparse che hanno fatto parte delle nostre giornate e sono impresse nei nostri ricordi tra film, telefilm e spot TV, ma che probabilmente non hanno avuto il giusto riconoscimento e ricordo che meritavano. Riccardo Garrone, morto nel 2016 a 89 anni, recitò nella Dolce Vita di Fellini e al fianco di grandi attori come Alberto Sordi e Sofia Loren, ma famoso soprattutto per gli spot La con Paolo Bonolis ed Enrico Brignano. John Ritter, morto a 55 anni nel 2003, partecipò a molte serie televisive, tra cui Starsky & Hutch, Tre Cuori in Affitto, Love Boat, Ally McBeal, Law and Order, Scrubs e i Robinson. Bernie Mac, grande attore e comico, afroamericano, scomparso nel 2008, presente in tanti film di successo, come Ocean Eleven. Pat Morita, morto nel 2005 a 73 anni, diventò famoso per essere stato il maestro Miyagi nella saga di Karate Kid. Anne Morgan Gilbert, celebre zia Yeta nella serie La Tata, morta nel 2016 per cancro. Jimmy il Fenomeno, apparso in oltre 150 film al fianco della Fennec, Totò, Paolo Villaggio e Alvaro Vitali, è morto nel 2018. Raul Giulia, che interpretò Gomez nella Famiglia Addams, morì nel 1994 a soli 54 anni per ictus. Thomas Millian è morto nel 2017, il grande attore che interpretò il ladruncolo romano Ermon Nezza.